Gianluca Bertini pronto per questa campagna elettorale. Quale sarà la cosa più importante del programma? Allora, la cosa più importante del nostro programma sarà sicuramente l'attenzione al sociale. Noi vogliamo una Rona che si prenda cura dei propri cittadini, delle famiglie, degli anziani, dei più giovani, che non sia soltanto una città vetrina sostanzialmente, ma abbia in primo luogo l'interesse per chi la abita e la vive tutti i giorni. Ecco, per quanto riguarda gli anziani, detto, che cosa pensate di fare? Di proporre? Allora, per gli anziani sicuramente abbiamo come progetto particolare degli interventi finalizzati al co-housing e alle residenze per anziani autosufficienti, in cui gli anziani possano anche condividere l'abitazione, l'abitare, dividendosi le spese e condividendo anche la quotidianità, perché in una società come quella di oggi, sempre più individuale, abbiamo persone sole che hanno invece bisogno di stare insieme tra di loro e stare insieme anche con i giovani, perché giovani e anziani dovranno collaborare insieme e arricchirsi l'un l'altro. Opere pubbliche. Allora, le opere pubbliche, noi non abbiamo in mente opere faraoniche, perché sostanzialmente per farle occorrono i soldi, occorre un bilancio che le sostenga. Noi abbiamo un grande sogno, che è sicuramente un progetto ambizioso, e che è lo spostamento della scuola Nicotera nell'attuale campo di via Monte Zeda. Questo consentirebbe, oltre a avere una scuola nuova, efficiente, ad impatto zero dal punto di vista energetico, liberare gli spazi che ci sono attualmente della scuola Nicotera, dedicarli ai giovani anche per un ostello, e anche in questo modo liberare Piazza San Graziano dal traffico che attualmente la occupa e impedisce che la piazza sia una piazza vera al servizio di tutti i cittadini.